Si arricchisce ulteriormente l'offerta formativa dell'Università di Camerino. A poche settimane dalla ripresa delle lezioni, il rettore Claudio Pettinari ha presentato il nuovo corso di laurea triennale in scienza dei materiali. Era quello che mancava nella nostra regione, tra le più manifatturiere d'Europa. Il tessuto produttivo e la green economy chiedono ormai figure pronte ad affrontare le problematiche riguardanti le prestazioni dei materiali esistenti, quali polimeri, metalli, ceramiche, vetri e compositi, lo sviluppo di nuovi materiali per i settori dell'energia, efficientamento energetico, applicazioni industriali e il riuso e riciclo degli scarti di produzione. Unicam ha deciso quindi di mettere insieme tutte le migliori competenze dell'Ateneo in tema di materiali per dar vita al nuovo corso che sarà coordinato dal professor Enrico Marcantoni. L'Ateneo Camerte, che si contraddistingue per la sua lungimiranza, intende formare giovani con una solida preparazione sia chimica che fisica per un approccio attuale alla scienza dei materiali, fornendo una formazione scientifica di base su cui far crescere le conoscenze relative alla costruzione e caratterizzazione dei materiali innovativi. Ne avevamo bisogno, ne sentivamo il bisogno, le aziende ce l'hanno detto in maniera chiara, ma ne ha bisogno secondo me la nazione, che ha per forza necessità di materiali innovativi, di materiali nuovi o anche materiali vecchi prodotti in maniera diversa, utilizzando sostanze diverse, partendo da situazioni diverse. Purtroppo in una nazione che vuole essere competitiva con tutte le altre europee e internazionali, non possono mancare quelle materie necessarie per far sì che la nostra capacità di fare tecnologia venga sviluppata. Allora, noi abbiamo, come avete sentito dal professor Marcantoni, abbiamo già contattato 35 aziende di questo territorio che hanno mostrato grande interesse per il corso di laurea e per le nostre attività di ricerca nel settore dei materiali. Abbiamo fatto un'analisi interna con i nostri docenti di chimica, di fisica, di geologia, di biologia, di ingegneria, di architetti, e abbiamo valutato con grande attenzione quelle che erano le competenze che potevamo mettere in campo. È un corso assolutamente nuovo rispetto agli altri, ma che si integra perfettamente, che costituisce una sorta di filiera con tutto quello che abbiamo già attivato in questi anni. L'ho detto l'altro giorno a dei docenti che sono venuti appunto a chiederci di questo percorso di laurea di scienza dei materiali. Noi 6 anni fa, dopo il sisma, abbiamo pensato di non solamente di ripartire con quello che avevamo, ma anche di innovare. Abbiamo scelto quei filoni, quelle aree dove eravamo veramente forti, dove avevamo delle grandi competenze, e li stiamo a questo punto sviluppando, implementando anche con forze esterne. In questo corso di laurea insegneranno 3 docenti che sono appena arrivati in Unicam, di grande valore, che vengono da altre università italiane e che qui troveranno la possibilità di esprimersi al meglio. E sarà un corso che garantirà ai nostri studenti e alle nostre studentesse di trovare lavoro rapidamente. Il nuovo corso di laurea si caratterizza per una forte interdisciplinarietà e garantirà agli studenti di trovare lavoro facilmente. Si integrerà perfettamente con le CIP ed il MARLIC, infrastrutture per la ricerca necessarie sia per sviluppare materiali innovativi che per preparare uno stage e tirocinio delle persone ad altissimo livello. Si tratta di un corso che risponde alle esigenze del mondo produttivo, in grado di formare figure professionali che potranno contribuire allo sviluppo di materiali indispensabili per ottenere prodotti sempre più performanti e tecnologicamente migliorati in ottica di transizione ecologica. È sotto questo aspetto che la preparazione delle laureate e dei laureati in scienza dei materiali si differenzia da quella dell'ingegnere dei materiali. Chiaramente c'è una base che l'Università di Camerino ha sui materiali, che ci lavora da tempo nella loro ricerca, chiaramente c'è formazione con dottorato, con indirizzi e lauree magistrali, però ecco, ci siamo accorti che le aziende hanno bisogno di persone da mettere le loro problematiche, chiaramente con una preparazione di un certo livello, e chiaramente anche la mentalità dei giovani, che oggi sono più, per fortuna, indirizzati verso l'ecosostenibilità.
sostenibilità, la riciclabilità, e sono cose che gli slogan sono facili, ma realizzarli veramente diventa più difficile. Per cui è stato pensato per aiutare tutto, diciamo, che ci circonda verso questa direzione, insomma. E arrivare al prodotto finito che noi utilizziamo tutti, qualunque esso sia, nobili che esso sia, c'è bisogno di farlo, e gli ingegneri fanno il processo, studiano il processo, come realizzarlo da un punto di vista anche di consumare meno energia, però ecco, loro si trovano anche loro il problema di averlo in materiale, e chi lo fa è il chimico, è il fisico, è il biologo, è il geologo, e quindi è chiaro che avere questo tipo di preparazione aiuta moltissimo. Infatti è anche un corso studiato in modo tale da facilitare anche il dialogo con gli ingegneri, perché questo è importante, non sono due mondi separati, ecco. E quindi nelle nostre Marche c'è ingegneria Ancona, ma mancava, insomma, un corso di questo genere. E l'università non si fa solo formazione, ma si fa ricerca e formazione, cioè per poter trasmettere ai giovani qualcosa che li aiuti a loro a formarsi c'è bisogno di fare ricerca. Non è una scuola di studi superiori, è un'università, e quindi è chiaro che l'Università di Camerino ha questa facilità da questo punto di vista, perché molti lavorano sui materiali, quindi ci sono strutture che lavorano sui materiali, quindi lei citava sicuramente appunto il CIP e il Marlic, che è nato adesso, che non è dell'università perché è una società, però dove l'università ha la sua importanza, e è chiaro che questo mi ripeto. Sono il coordinatore di questo corso, ma insieme agli altri, perché da solo non si fa nulla, insomma. Ecco. Che dire, l'offerta è veramente ricca quella che offrite, soprattutto perché c'è bisogno di gente che sia esperta in materiali. Il sisma, purtroppo, il bonus 110%, cioè avete capito, recepito che il mercato chiede questo e vi siete adeguati. Sì, certo. Noi ci siamo resi conto prima di tutto del fatto che le competenze erano presenti in Unicam, e purtroppo dal 2016 ci siamo resi conto anche che il riciclo dei materiali è diventata una cosa importante. Non parliamo solo di plastico, come lei ha citato, ma anche delle ceramiche, dei calcestruzzi e di tutto quello che serve per eliminare ciò che adesso va in discarica e che invece potrebbe trovare un valore aggiunto in altri ambiti, per altri tipi di applicazioni. E quindi non solo la plastica è ecosostenibile, ma un'ecosostenibilità dell'intero sistema. Ecco perché nasce questo corso a Camerino. Lei si occupa di orientamento, avete parlato anche dell'ITS, che sono presenti nella nostra regione, i ragazzi magari non se la sentono di fare l'università, fanno l'ITS e magari si possono laureare, perché danno dei crediti il fatto che hanno frequentato l'ITS per concludere la triennale di scienze dei materiali. Certo, questa è una possibilità che hanno in più. Quindi non è che noi stiamo facendo un percorso che è completamente parallelo a quello dell'ITS, ma loro, se vogliono, poi gli verranno riconosciuti dei CFU, dei crediti, per far sì che si possano laureare anche in scienza dei materiali. Questo perché, qual è la differenza fondamentale? È che con la laurea triennale poi ha le possibilità di un percorso più lungo, quindi una laurea magistrale, lo stesso dottorato qui in Ateneo, perché ci sono molti percorsi di dottorato inerenti ai materiali, e quindi l'uno non esclude l'altro, ecco. Oggi abbiamo presentato il corso, l'aspettativa, le previsioni, che numeri ci danno? Guardi, ad oggi purtroppo siamo partiti tardi con l'orientamento, come diceva il rettore, quindi quest'anno i numeri speriamo che siano, diciamo, abbastanza alti da permetterci di capire, di sperare, ma noi siamo fermamente convinti che ci sarà un boom, perché siamo appunto nell'era dei materiali, nell'era dell'ecosostenibilità, dell'economia circolare, e i ragazzi, come diceva il professor Marcantoni, sono molto attenti all'ambiente, alla sostenibilità e alla circolarità, quindi... Che dire, quest'anno magari sarà il primo anno, sarà un po' più difficile. Ma se cercate lavoro, Esatto, ci sarà un boom sicuramente.